Quest'esame rappresenta una nuova sfida, ma anche un importante traguardo, e sono sicura che lo ricorderemo nel tempo per la sua unicità. Sarà un anno memorabile per noi perché faremo una maturità diversa. È una maturità che a parer mio ha stupito un po' tutti. Dovremmo fare solamente un esame orale. Inutile dirlo, non è la stessa cosa. Avrei preferito poter vivere questo momento in classe con i miei compagni e i miei professori. Sono Carola Cambielli, frequento la classe quinta T del Liceo Scienze Applicate dell'Istituto Angelo Cesare Sti Casalpusterrengo. Sono Tiffany, vengo da Peschiera e frequento il Liceo Linguistico Primo Levi a San Giuliano. Io sono Filippo Brunegri, un studente della Graria di Codogno. Sono Sara e frequento l'Istituto Superiore Piero della Francesca a San Donato. Sono Mafalda, frequento il Liceo Novello di Codogno e farò la maturità ai tempi del Covid. Il messaggio che oggi voglio lanciare è che noi maturandi, nonostante questo difficile momento, stiamo dando il meglio di noi stessi per arrivare preparati all'esame di maturità. Perché faremo una maturità diversa da tutte le maturità precedenti alla nostra, ma sicuramente a parer mio non meno difficile. Però penso che comunque, come tutte le cose, se si ha un po' di testa e un po' di impegno, si può andare ovunque. È un momento importante per tutti noi. Quindi spero di poterne avere un bel ricordo e spero che sia lo stesso per tutti i miei coetanei. Auguro una buona fortuna a tutti i maturandi.